Ricordatevi questa cosa. Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. E niente, signori, oggi un buon giorno, a parte che è uscito l'album nuovo dei Camelot. Oggi si va per la prima volta a Bologna e mi vado a vedere i Duir. E quindi niente, la montagna va da Maometto. Salve a tutti, bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi vi faccio il resoconto della mia straordinaria esperienza che ho avuto a Bologna, come avete potuto vedere già dalla intro. E vi racconterò un po', vi faccio il resoconto, ecco, di come è andato il concerto dei Groza più i Duir. Prima di tutto, però, vi racconto un po' come è andata la giornata. Praticamente io sono arrivato a Bologna e dopo aver visitato un po' la città mi sono messo in marcia per andare all'Alchemica. Già, avete capito bene, mi sono messo in marcia, che ho camminato e vi dico subito che non è finita bene perché. Apro parentesi, allora, sono partito la mattina alle 10 da Roma e sono arrivato a Bologna più o meno per le 15, più o meno, ovviamente con Flixbus, perché Flixbus docet proprio. Ovviamente io mi faccio un giretto per il centro, fate conto io non c'ero mai stato a Bologna per visitarla, c'ero andato solo una volta per andare a vedere i Slipknot, però non l'ho mai visitata a Bologna. Mi faccio un giretto al centro, poi mi incammino all'Alchemica, a piedi, 5 km, forse pure di più, forse 7, non mi ricordo. E voi mi potete dire, Frank, ma perché ne hai presi i mezzi pubblici? Che? Mezzi pubblici? Ma con chi pensate sta a parlare? Vabbè. E questo che vi faccio vedere adesso è la condizione pietosa in cui sono arrivato all'autorimessa degli autobus. Raga, voi non ci avete idea di quanto sia distrutto in questo momento. Allora, sono appena arrivato all'autorimessa per prendere il pullman, sono l'1:20, ce l'ho fra un'oretta. Mi sono fatto 5 km a piedi, ma voi non ci avete idea di quanto il kebabaro mi abbia salvato la vita. Stavo a morire di freddo, c'avevo fame, c'avevo sete, c'avevo tutto, i piedi distrutti, stavo veramente a congelare con il vinile e il CD dei Duir in mano da una parte e il telefono da un'altra parte con il navigatore. Stavo a dire, certo che ci vorrebbe proprio un kebabaro adesso, mamma mia. Detto fatto, 20 metri ho trovato il kebabaro. È stato proprio come l'oasi nel deserto. Mamma mia, mamma mia. Comunque, bella serata, bella bella. E sono distrutto, sono veramente distrutto. Condizioni pietose. Penso di non essere mai arrivato a tal punto. Fortunatamente, appena arrivo al treno, sì, il treno, ciao. E il pullman mi metto subito a dormire e via. Si ribecca a Roma. Bella. Vabbè, tornando a noi, salgo sull'auto alle 2:30, tutto proprio tutto fiero, no? Mi metto lì, metto sul mio posto. La mattina mi alzo. Stavo morendo di sete e pensate che non abbiamo fatto nemmeno una sosta. Io non capisco il perché, dovevo pure andare al bagno e mi stavo a sentire male. Mi alzo la mattina alle 7:30 a Roma. Regà, un dolore sotto la pianta dei piedi che nemmeno ve lo immaginate. E arrivo a casa dopo proprio. Lasciamo perdere, non so se come ci sono arrivato. Quello che ho visto praticamente sono due vesciche enormi sotto la pianta dei piedi che. Mamma mia. Per 2 giorni pensate non sono riuscito a camminare. Poi calcolate che la sera sono pure andato al lavoro che facevo chiusura. Vabbè. E quello praticamente è stato il momento in cui ho capito che dovevo buttare nella stufa, nel fuoco, le mie scarpe, le Vans. Allora, veniamo a noi e parliamo della serata incredibile.
proprio incredibile, a dir poco. Allora, il primo gruppo che ha suonato sono i Gates of Doom, band friulana black metal con all'attivo 2 EP e un full length, e le tematiche trattate nei loro testi sono la storia e l'eredità friulana. Io purtroppo l'ho scoperto solamente dopo, andando appunto a guardare su Metallum. Porca miseria, quanto ci ho rosicato. Comunque, che mi è piaciuto di loro? Hanno un bel sound pulito, una batteria che tiene un bel ritmo incalzante, bei riff, un basso molto potente, e il livello già dal primo gruppo, regà, veramente, veramente già dal primo gruppo era altissimo, molto molto elevato, bel gruppo veramente. Arriviamo ai Die Sünde, e questa, signori miei, è la band che a parere mio mi ha colpito più di tutte le altre. Ora vi spiego, però, nel senso, mi ha colpito perché questa band, tra quelle che non conoscevo, è quella che mi ha colpito di più. Io sono andato lì solamente per i Duir e tra l'altro sapevo già cosa aspettarmi dai Duir, cioè musicalmente parlando. Poi dopo parliamo anche dei Duir, ovviamente. Praticamente io sulle altre band ero completamente ignorante, non avevo mai ascoltato niente, e quello dei Die Sünde, spero che sia questa la pronuncia, perdonatemi, per chi mi segue lo sa, quello dei Die Sünde è un post black metal molto simile a quello degli Harakiri for the Sky, anche se a parere mio non hanno niente a che fare con loro. Cioè sì, ma no, cioè nel senso hanno una loro identità che è, si discostano, diciamo, dagli Harakiri for the Sky. Il sound è praticamente quello tipico del post black metal, cioè proprio quel sound malinconico al limite, tra l'altro, del depressive black, anche se giustamente, come sappiamo, le due cose vanno a braccetto, non sono così distanti. Io vi dico la verità, signori, quando ho sentito la voce del cantante io sono rimasto a dir poco scioccato, vi giuro. Sono rimasto tipo così. L'avrei praticamente voluti ascoltare tutta la sera, cioè veramente a dir poco bellissimi. Fidatevi delle mie parole, andate ad ascoltare il loro ultimo lavoro e ne rimarrete stregati. Comunque, la cosa più bella poi è l'atmosfera che hanno ricreato, non solo con la loro musica ma anche con il video che veniva mostrato dietro di loro con il proiettore. Veramente è quella band, signori, che non ha bisogno di apparire in modo così. Sul palco si sono presentati dei ragazzi vestiti in modo veramente normale, in modo normalissimo, ma che sono riusciti a trasmettere quel senso di pesantezza, proprio quel senso di pesantezza della vita che più o meno tutti noi abbiamo dentro di noi. Cioè, non so se mi sono spiegato, insomma. Mi viene in mente poi, ecco, per farvi capire il senso, quello che vi ho detto adesso, l'esempio degli Emperor. Gli Emperor hanno dimostrato che non serve pittarsi per forza per fare black metal di qualità. Ecco, l'esempio dei Die Sünde è questo, praticamente. Veramente, veramente fenomenali. Allora, per i Duir, signori, qui io penso che da soli veramente valevano i da soli, valevano il biglietto della serata. Calcolando che veramente io ho affrontato questa trasferta solo per andare a vedere loro, posso dire che tutto questo gran culo che mi sono fatto è stato ripagato. E sono veramente di una teatralità incredibile, a parte gli strumenti folk che usano, che sono appunto la ghironda e la cornamusa. Poi il discorso del pit per loro è diverso. Perché è diverso per loro? Perché qui il pit ha un senso. Loro si sono presentati appunto pittati, con pittati in faccia, comunque sulle braccia, con una pittura fluorescente. Veramente dava un senso di spettacolarità enorme, veramente veramente enorme. E dicevo, a parte la spettacolarità del loro pit, cioè dicevo, qui ha un senso. Il senso è di riportare ciò che viene espresso nell'album, diciamo, meglio, al meglio sul palco. I Duir praticamente hanno curato la loro esibizione in modo veramente spettacolare.
spettacolare, ma proprio spettacolare. Allora, qui spero di non sbagliarmi con i nomi, perdonatemi. Allora, Giovanni, che è il cantante, praticamente è salito, è entrato sul palco, appunto, con una camicia di forza, scortato da Thomas, che è, se non sbaglio, il ragazzo alle cornamuse, agli strumenti folk. Allora, ora vi spiego bene il senso di tutto ciò. Perché tutto ruota sull'eterna lotta contro noi stessi, con il nostro io. Per farvi capire al meglio questo, vi leggo il testo di Parerga, che è la prima canzone, che sono veramente due righe. Ciascuno di noi fuggirà, sopporterà, oppure amerà la solitudine, in proporzione esatta con il valore della sua personalità. Nella solitudine, infatti, il miserabile sente tutta quanta la sua miseria e il grande spirito tutta la sua grandezza. In breve, ciascuno sente di essere ciò che è davvero. Io, raga, qui potrei aprire un discorso che non finisce più, però veramente i Duir sono devastanti. Io consiglio veramente a tutti di andare a leggere i testi di questo album, perché non ho parole. Cioè, io non ho veramente parole. Giusto poi per fare due ragionamenti su ciò che stiamo passando, su ciò che siamo, è veramente, vi si aprono dei discorsi che di esistenzialismo, che veramente, cioè, incredibili, che poi non finiscono più, ecco. Alla fine di tutto ciò, poi, secondo me, i Duir hanno avuto l'applauso più sentito della serata, cioè, nel senso, un lungo applauso, che hanno dimostrato l'enorme bravura di questi ragazzi, veramente veramente fantastici. Allora, arriviamo finalmente ai Grozza, l'ultimo gruppo di questa serata. Io parto dal presupposto che, ecco, non li conoscevo, li ho ascoltati per curiosità il giorno prima. Da una parte mi verrebbe da dire che sono i fratelli gemelli de Mugua, dall'altra no. Cioè, stesso sound, stessa identità sul palco, stesse tematiche. Il nome è un album dei Mugua. Allora, perché dici che sono diversi? Questa è veramente una bella domanda alla quale non so rispondere. Sta di fatto che io li ho percepiti in modo molto diverso dai Mugua, nonostante tutte quante le similitudini che hanno. Tra l'altro, ecco, avendoli visti entrambi live, posso dire che, non lo so, mi sono piaciuti molto di più i Grozza, così, proprio a pelle, diciamo. Tornando a noi, ecco, mancava il bassista, non so se è così per tutti i live oppure no. Si sentiva tanto l'aggressività delle chitarre, che erano di un tagliente, raga, che neanche ve lo immaginate. Ovviamente tutto ciò va a costruire un sound che va, appunto, in base alle tematiche affrontate: nichilismo, misantropia. Ovviamente stiamo parlando di un black metal introspettivo. Stupendi, hanno spaccato veramente i culi in una maniera veramente incredibile. Sul palco si comportano, tra l'altro, molto bene. Devo dire che sono veramente dei musicisti a dir poco fenomenali. Sono veramente bravi musicisti della Madonna. Se in caso vi dovesse capitare di andarla a vedere, fateci un salto, perché ne vale la pena. Ne vale veramente la pena. Poi loro vengono dalla Germania, per cui... Tra l'altro, un punto che non avevo ancora detto fino ad ora è che c'è una regola non scritta tra gli artisti black metal che suonano in una serata del genere, ovvero quella di non parlare tra una canzone e un'altra. Ci si esibisce e basta, con proprio le canzoni, si sale sul palco, si suona e basta. Questo, tra l'altro, contribuisce a creare un'atmosfera più unica che rara. Si crea, appunto,
quando si va a un concerto di questo genere, che potenzia ancora di più le tematiche affrontate appunto di questi gruppi che parlano di introspezione. Allora, prima di salutarvi vi faccio vedere due cosine. Spero che non serva che come al solito vi dica: regà, mi raccomando, supportate i gruppi perché ne vale la pena, ne vale la pena sia per loro che per noi, che se vogliamo continuare ad ascoltare musica di qualità dobbiamo assolutamente dare una mano a queste persone che stanno facendo musica. Allora, il primo, adesso vi faccio vedere i souvenir che ho portato. Il primo è il vinile di Strega, dei Die Sünde, che eccolo qua. Ha una grafica veramente bellissima, guardate quanto è bello. È bellissimo, veramente, veramente bellissimo. E il secondo è il CD dei Duir, che io bramavo da tantissimo, da quando li ho iniziati ad ascoltare. Tra l'altro è rettangolare questo e dentro, eccolo, è così, e ha il booklet appunto, che è un po' più, eccolo, guardate quanto è bello. Cioè, questi poi, regà, quando voi andate a un concerto prendete sempre qualcosa, perché cioè come se fosse un souvenir appunto di quella serata. È bello avere comunque sia un ricordo di quella serata. Signori, io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui e vi rinnovo l'appuntamento per domani, che sarò al Traffic a vedere i Batushka. Mamma mia, non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora. E grazie per essere arrivati fin qui, grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni, e ci si becca o domani per chi verrà a vedere i Batushka, quasi in un prossimo video o a un prossimo live. Ragazzi, ciao a tutti.